Agguato in Congo, i funerali di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, le bare avvolte dal tricolore, presenti le più alte cariche dello Stato. Vertice governo regioni sulle misure anti-Covid, resta il sistema a fasce, chiusura in vigore dal lunedì, ipotesi di graduale riapertura dei luoghi di cultura. Governo definita la squadra dei sottosegretari, oggi vertice europeo sui vaccini, il Premier Draghi chiede a Bruxelles una strategia comune. Inchiesta sull'acquisto di mascherine dalla Cina nella prima emergenza Covid, un imprenditore ai domiciliari, 4 le misure interdittive. Foggia, titolare di un bar ucciso per 100 euro, in manette 5 giovanissimi. A Torino una baby gang sequestra un portiere e rapina un hotel. A Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza è il luogo del cuore FAI. Nel 10° censimento del patrimonio artistico e culturale italiano spiccano anche il castello di San Mezzano a Reggello e il castello di Brescia. Buongiorno dal TG2, grande commozione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove sono stati appunto celebrati i funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi.